Giulia La Cuffia, buon viaggio tra le parole. Tu che vivi di arte, di immagini, anche di parole, abbiamo visto, ragazza, preparatissima, fantastica, la sua ghigliottina inizia così. Senza scienza. Senza ghigliottina. Va bene. Adesso puoi scegliere stelle oppure spazio. Stelle. Ghigliottina. Dimezziamo. Senza spazio. Suonare. Cantare. Cantare. Ghigliottina. Giulia, calma, spostiamoci, pensiamo in un'altra maniera. Senza spazio, suonare. Notte. Note. Proviamo notte. Due T, notte, ghigliottina. Senza spazio, suonare note. Adesso l'ultima. Pecore, leone. Leone. Ghigliottina. Calma, calma, calma. Comunque giocheremo per 11.250 euro, Giulia. A tua disposizione, senza spazio, suonare note pecore. E da adesso hai un minuto. Buona fortuna. Dai. Mentre la nostra nuova campionessa Giulia consegna, puoi levarti la cuffia. A casa spero stia anche là, stia bollendo la pentola della vostra ghigliottina, non solo anche la cena, magari no, siamo un po' prima, magari così, aperitivino con ghigliottina. Sentivo silenti le giraffe, invece di qua c'era tanto rumore per nulla, oppure rumore... No, no, tanto che gli leggo la mente che si dice... Noi l'avevamo detta ieri questa, senza spazio, suonare, note, pecore, in questi orari un po' scombussolati cambio e vi dico, state per uscire, dovete andare a lavorare oppure in palestra, nel judo, cioè avete qualcosa da fare, prima godetevi la ghigliottina, senza spazio, suonare, note, pecore. Per 11.250 euro la nostra nuova campionessa. Vado a sistemare la parola per una sera, come appunto nelle partite dei mondiali, pure lì cambiano campo, fate una, non vi ingelosi, vado di qua, vado di qua. Ma fece, sì, non ve ci abituate, non ve ci abituate, non ve ci abituate. Buonasera, cambio di campo.
Cambio di campo. Cambio di campo. L'aveva vista dentro, ha detto la signora, bellissimo gol, l'avevo vista dentro, no, al VAR era fuori. Allora, Giulia, sali in cattedra, sei tu la docente di arte e di ghigliottina, prego. Allora, devo ammettere che è stata bella tosta vedersi tutte le idee che stavo mettendo in fila poi eliminate nel corso. Tra di loro, la prima qual era, la prima idea, ad esempio? Parole, perché ho visto senza parole. Prima senza idea. Parole. E poi in realtà io contavo in stelle perché era sempre sul tono delle canzoni e speravo che fosse qualche cosa di relativo alle canzoni. Poi ho detto suonare, faccio no, non facciamo la scelta ovvia. E invece era suonare. e quindi sempre con notte e con note, non ero indecisa in realtà se vedere se era con spazio o con suonare, la relazione era con suonare. E poi alla fine mi sono fidata più di pecore. E sì. Le pecore. Con le pecore. Rimane fantastico, bellissimo, della grandissima simpatia. Concilia non adesso è il sonno, non ora. Cioè, oddio, se lasciate il televisore acceso, noi è un buon compromesso, però vi vorremmo belli, freschi, pimpanti, un po' come. Prego. Prego. Giulia. Let's go. Contare. Contare. L'ha scritto davvero. Contare. Di contare le pecore e del senza contare, nel senso come espressione, senza contare. Bello anche. E poi, non so. E poi ho pensato anche a contare e suonare, nel senso che io ho fatto per tanti anni solfeggio e per suonare bisogna contare. Certo. E poi con spazio. Lo spazio di contare, ma mi viene un po' retorico. Quindi questa era l'idea, ma non funziona bene con tutte, perché non credo di aver colto. Comunque c'è tanta, come dire, sapienza in te. Senza contare, perfetto. E per suonare, proprio, non è che lo dico io, c'è la matematica nella musica, quindi c'è da contare per suonare, anche solo all'attacco e poi, ma insomma, c'è da contare. Contare le note, o note da contare, appunto così. Ma che possono essere anche le note a margine, dice, mi puoi contare le note e poi le pecore, perfetto. Però non vi convinco fino in fondo, no. Di qua? No. Andrea. Sto contando le pecore. Certo. Vediamo come ti ci posso portare, cioè per giocare insieme, anche per il piacere di condividere anche l'opera di ingegno degli autori e delle autrici. E c'è ancora nelle scuole, all'epoca mia c'era proprio un cavernicolo che dava una botta, una campana di bronzo e, okay. E veniva suonata appunto la campanella, no? La campanella. Ah, sì. La campanella. E voi nelle vostre scuole giovani, tipo Andrea, Samira, così, c'è un suono, c'è una cosa, vi telefonano? C'è proprio la campanella? Ancora c'era, sì. Però magari elettronica, così, rivisitata. La mia era proprio una campanella. La campanella, sì, sì. La campanella. Ecco, quel suonare là, la campanella, cosa ti porta? Che noi stiamo anche per salutarci un po', è anche per noi un momento di... Cioè, dico appunto, di uscire. Suonare la campanella per uscire. Certo, tra un po' usciamo dal televisore perché ci sono altri, se no sembra che ci siamo asserragliati qua. Cioè, non ci avrete mai! E se noi a scuola dice, sentite, è suonata la campanella, quindi è. Quindi è finita. Quindi è finita. Uscire, certo. Oppure, se non è finita, uscire. Le pecore, certo, perché tu sei giovane, 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 ma io sono di una televisione bella, di qualità, non che questa non sia, ma quella in bianco e nero, che se magari c'era un problema e la Rai subito era pronta come adesso, ma lì proprio c'erano, capito, e le pecore, bling, 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 non fate finta che non c'eravate, bling, bling, bling. Ma il carosello dici? Perché c'avevate l'ovile era il vostro, le pecore uscivano dal vostro ovile, bling, 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 eh? Sai che no. Perfetto, perché uno può dire la ricreazione, no? Però anche okay. Per esempio Andrea più moderno così, uè, tac, c'è facciamo la pausa e c'è lo... sì. Dice facciamo una pausa, okay. Che non è una ricreazione, ma è un piccolo... Stop.
top. Tu suoni, no? Hai detto sì, cosa? Sì, tra una nota e l'altra che c'è? C'è lo spazio. C'è lo spazio e ce l'ho qui tra le parole. Però non può essere la parola anche della ghigliottina se sta tra le cinque. C'è uno spazio, appunto, tra l'altezza delle note c'è uno spazio, che però la parola è uno... Vuoi stacco. Che mi arrendo? Vuoi che mi arrendo? Vuoi che io mi arrenda? No. Ce l'hai no. con me? Ah, no. Bene. E guarda, riprendiamo dopo, facciamo un piccolo intervallo? Sì, intervallo! Ecco. Ah, l'ha trovata! Ce l'ho fatta anche stasera, senza intervallo, non a pausa, un film, andiamo allo spettacolo di mezzanotte che è senza intervallo, l'intervallo di spazio nella stampa quando consegni l'articolo, dice guardi dottoressa abbiamo fatto un po' un intervallo di spazio un po' diverso tra le parole, tra le righe, suonare l'intervallo, quello stavo cercando disperatamente, ma non da te, tanto da Andrea, ma Andrea stava chattando con delle amiche e degli amici, quando a scuola appunto suona la campanella dell'intervallo, l'intervallo tra le note appunto in musica, la differenza di altezza tra le note stesse e appunto nelle trasmissioni di Rai degli anni 50 e 60. Paesaggio con le pecore, blim, 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 blim. Ci scusiamo per l'interruzione. E quindi conteremo le pecore stanotte, ma adesso andiamo soltanto a verificare che la parola è intervallo.